Eccovi, la realizzazione del Leone di San Marco più grande al mondo in acciaio inox, 6 metri per 4 metri di altezza, ideata e realizzata dal sottoscritto. Devo ringraziare Carlo Danieli per avermi concesso fiducia nel commissionarmi un tale lavoro così colossale, poiché è partito tutto dalla sua iniziativa in termini di soggetto e di dimensioni. Lui mi conosceva già da qualche anno e, notando i vari sviluppi dei miei lavori, ha colto le mie potenzialità d'artista, affidandomi questo incarico. Iniziai per prima cosa realizzando un bozzetto di scultura tridimensionale in acciaio, in modo da capirne la forma, le dimensioni, le giuste proporzioni, il tipo di finitura utile, anche per vedere poi le eventuali migliorie da apportare. Presentai il bozzetto di questo leoncino a Carlo, che ne fu subito entusiasta, sia per il tipo di finitura in acciaio, sia per le forme moderne e stilizzate e slanciate delle ali, diventando così una delle parti più interessanti dell'opera. Era giunto il momento di disegnarlo su un grandissimo foglio in scala 1:1, per capirne gli sviluppi da attuare successivamente con i vari pezzi in acciaio dallo spessore di 3 mm. Iniziò così l'avventura, 6 mesi di intenso e duro lavoro. Dal disegno ricavai le prime forme per sviluppare le lamiere sagomate del corpo, poi delle gambe per metterlo in piedi, cominciando poco a poco a intravedersi le forme e dimensioni. Poi era la volta della testa, sviluppata partendo sempre dal disegno in scala 1:1, per vedere le dimensioni, e ancora le zampe con gli artigli. Ad un certo punto dovetti addirittura abbassare il corpo, accorciando le gambe di ben 10-15 cm. Anche il muso era troppo pronunciato e lo dovetti accorciare, ma me ne accorsi solo dopo averlo presentato e visionato nella sua posizione reale. Venne poi il momento di realizzare il grande libro, che da subito mi accorsi della dimensione troppo ridotta rispetto al grandioso leone che stava nascendo poco a poco. Lo dovetti così ingrandire. Solo la scritta, ad esempio, è stata frutto di diversi giorni di saldatura continua per formare ogni singola lettera, per non parlare di quante volte ho dovuto intervenire sulla bocca e rifarla più volte. Il lavoro continuava. Arrivai alla costruzione delle ali, sempre seguendo lo stile del bozzetto, ma questa volta le ali pesavano più di 2 quintali ciascuna e sospese poi nell'aria, cioè a sbalzo. Dovevano essere ultra ben stabili oltre ad essere smontabili. Le fatiche continuavano senza sosta, 3 giorni intere all'interno della pancia a tagliare, a saldare per rinforzare le varie parti della struttura, entrando e uscendo dal solo buco rimasto, togliendo le gambe. Doveva essere ben stabile e resistere al movimento delle ali create da un eventuale bufera di vento o altre situazioni simili. Giorni e giorni ancora a saldare e a smerigliare con il flessibile, sembrava non finire mai. Le settimane passavano, a poco piccoli sviluppi avanzavano. Si intravedeva sempre più le sembianze, stava nascendo il colossale leone di San Marco in acciaio. Tagliare, saldare, smerigliare, per poi ancora saldare e smerigliare. Un lavoro pazzesco, spinto solo dall'entusiasmo di realizzare un'opera unica al mondo in termini di dimensioni e di tecniche. Sapevo che quest'opera era importante, era un orgoglio non solo per i veneti, ma anche per l'arte italiana, oltre che al futuro proprietario. Venne la volta della base, 5 metri e mezzo per 2,35 m di dimensioni, per sopportare 25 quintali di peso totale. Una piattaforma da poter dare quella sicura stabilità all'opera. Terminai l'opera con il mio tocco finale di calorismo, calorando la criniera, il muso e le ali, dando una maggiore profondità e vita all'opera, esposta per la prima volta a marzo del 2021 davanti al mio atelier a Montecchio Maggiore di Vicenza. Questa opera ha riscontrato moltissimi apprezzamenti e suscitato altrettanto curiosità, tanto da innescare nuove sfide di opere ancora più sorprendenti.
Concludo salutandovi e invitandovi a seguirmi per vedere le future novità. L'artista Negretto Giuliano.